Disastro aereo in Etiopia, muore Sebastiano Tusa, assessore regionale ai beni culturali. Stava andando in Kenya come relatore invitato dall'UNESCO ad una conferenza su un progetto di ricerca di archeologia marina. Shock sul governo regionale e nel mondo politico e culturale siciliano. Archeologo di fama internazionale e cultore delle origini antiche della Sicilia, nominato assessore 11 mesi fa, ha fatto ripartire campagne di scavi in tutta l'isola dopo oltre 10 anni di stop. Le sue ultime interviste alla Prima TV 12 giorni fa sui parchi di Camarina e Cava Ispica e sul museo di Comiso. Nella bufera il presidente della commissione prefettizia che amministra il comune di Vittoria, Filippo Dispenza. A Uno Mattina ha detto che per 40 anni nel mercato ortofrutticolo di Vittoria i box sono stati assegnati alle famiglie mafiose. La reazione di Aiello è assenza. Spedizione punitiva la notte tra sabato e domenica a Vittoria. Un uomo di 43 anni aggredito e ridotto in fin di vita nella casa in cui agli arresti domiciliari vive con la moglie e i figli piccoli. È grave. Arrestati due presunti aggressori, sono due pregiudicati. Anche uno di loro è rimasto ferito. Incendiato a Ragusa un negozio di biciclette in corso Vittorio Veneto. Quasi certa la natura dolosa dell'atto. Le fiamme hanno completamente distrutto il locale e divorato diversi esemplari di bici di pregio. Indagano i carabinieri per accertare il possibile movente dell'azione incendiaria. Sicilia è in lutto per la morte di uno degli assessori regionali, Sebastiano Tusa, titolare dei beni culturali e come tale anche per la sua formazione di archeologo e di studioso, depositario dell'indennità e della cultura dell'isola, che oggi sono il valore impersonato della sua vita tragicamente spezzata. Era uno dei 157 passeggeri del Boeing dell'Ethiopian Airlines, decollato da Addis Abeba con destinazione Nairobi, precipitato senza scampo per nessuno. Era diretto in Kenya, dove avrebbe partecipato ad un seminario in cui era stato invitato come relatore dall'UNESCO, nell'ambito di un accordo stipulato con il governo keniota per una nuova stagione di scavi e ricerche di archeologia subacquea. Già ieri, domenica, bandiere a mezz'asta in tutti gli uffici della regione. Forte la commozione, immediate le reazioni e le manifestazioni di cordoglio. Figlio d'arte di un indimenticato soprintendente di Palermo, Sebastiano Tusa si è sempre fatto ammirare per la preparazione scientifica nel campo dell'archeologia, in particolare preistorica, spaziando su un piano non solo siciliano ma mediterraneo in generale, e questo tra i tanti uno dei riconoscimenti alla sua memoria. Undici mesi in carica, si era insediato l'11 aprile dello scorso anno in seguito alle dimissioni di Vittorio Sgarbi. Fin dall'inizio aveva detto che la vera priorità per i beni culturali sarebbe stato l'adeguamento del sistema museale siciliano agli standard europei. Ci basterebbe tenere bene, diceva, quello che abbiamo. Altrove i musei e i parchi archeologici sono luogo dove vanno tutti, non solo gli addetti ai lavori. Dobbiamo trasformare anche i nostri siti in posti dove la gente si diverte. Posti che rispondono alle richieste di una platea diversificata. Archeologo e studioso di fama internazionale, nell'incarico di assessore era ripartito proprio dai siti archeologici, portando a 5 i parchi in Sicilia e ponendo velocemente le basi per l'istituzione di tutti i 20 previsti. Sulla carta, da 19 anni, è solo ora in fase operativa. Importante in questo contesto l'attenzione dedicata a Cava d'Ispica e Camarina, progetti per 6 milioni di euro. Fondi attraverso i quali Tusa ha predisposto l'ampliamento delle aree visitabili dai turisti, i nuovi sentieri e le vie di collegamento tra i monumenti, al fianco di un nuovo allestimento multimediale del Museo Archeologico di Camarina e di un restyling degli spazi espositivi. Ma il respiro internazionale che, seppur in poco tempo, Tusa era riuscito a dare ai beni culturali dell'isola aveva portato anche un accordo con il Montenegro. Lo scorso settembre, avviando un percorso comune per lo sviluppo delle politiche culturali relative al ricco patrimonio sommerso, con uno sguardo alla protezione dei siti archeologici subacquei e alla formazione di professionisti.
Un progetto che Tusa aveva a cuore, considerata la lunga esperienza come sovrintendente del mare, era quello del Museo Archeologico a Gela. Tusa aveva anche lavorato ad un disegno di legge di semplificazione delle procedure autorizzative in tema di paesaggio, presentato lo scorso novembre. Il testo consentirà di adeguare la legislazione regionale alle norme dello Stato che individuano gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Ma soprattutto con Tusa sono ripartiti, dopo 10 anni, gli scavi archeologici e i loro restauri in ben 8 province siciliane. Importante perché il Parco Forza è uno dei luoghi più emblematici degli Iblei ma anche della Sicilia. È un parco che assomma caratteristiche naturali, paesaggistiche, etnoantropologiche, archeologiche e storiche. Rappresenta un segno identitario del territorio perché è la memoria degli abitanti di Ispica dove vissero fino a qualche decennio fa. E poi è un posto emblematico perché è un parco di grande bellezza che attraverso anche questo investimento che la regione sta facendo ci auguriamo possa rientrare nella rete dei luoghi più visitati dell'isola e quindi cercare di colmare quel divario che c'è oggi tra i grandi siti visitati come Taormina, Agrigento e altri e i siti meno visitati. In questo modo cercheremo di, grazie anche a un'ottima comunicazione che pensiamo di fare, di far sì che questo luogo diventi una meta culturale di grande pregio. In Sicilia noi abbiamo grandi mete del turismo archeologico, ormai apprezzate in tutto il mondo. Il problema è soprattutto nei luoghi dell'interno dell'isola, dove abbiamo dei siti importantissimi che però purtroppo sono poco visitati e spesso anche poco attenzionati dalle istituzioni. La scommessa che noi abbiamo come governo della regione è quello di colmare questo divario investendo nei siti meno fortunati e quindi facendo sì che si crei anche un tessuto di visita in tutta l'isola, non solo nelle grandi mete. Questa è la scommessa che noi ci siamo posti, quindi intensificare la ricerca archeologica, quindi riprendere i lavori di scavo archeologico, ma soprattutto guardare alla valorizzazione e alla tutela di questi siti in funzione di un turismo culturale che poi è, diciamo, la vera molla economica di quest'isola. Il ritardo è dovuto al fatto che il nostro assessorato purtroppo ha avuto nel passato una instabilità politica continua, gli assessori cambiavano dopo pochi mesi, per cui senza stabilità politica, che significa senza pianificazione e programmazione, non si va da nessuna parte. Oggi speriamo che ci sia una stabilità maggiore, possiamo programmare, possiamo pianificare e io mi auguro che tra qualche mese la Sicilia avrà tutti i 20 parchi che sono stati istituiti con la legge 20 del 2000. Tutelare il territorio significa anche tutelare la natura e la storia della natura, la memoria della natura, quindi anche i fossili, anche la paleontologia. Purtroppo in Sicilia noi dobbiamo colmare questo grosso ritardo perché non abbiamo una vera e propria struttura regionale che possa essere l'ospedale degli animali o l'ospedale dove si curano gli animali antichi, quindi i fossili, un vero e proprio laboratorio di paleontologia. Il Museo di Scienze Naturali di Comiso ha colmato questo vuoto con la creazione di questo laboratorio che ci permette di avere in Sicilia un presidio dove poter trattare i fossili in maniera adeguata e quindi poter recuperare la memoria del territorio, la storia naturale del territorio, quindi una struttura importantissima che necessita da parte della regione e delle istituzioni di essere supportata. La perdita del carissimo amico Sebastiano Tusa, archeologo, già soprintendente del mare, ora anche assessore ai beni culturali della Regione Sicilia, è una perdita per la cultura italiana, è una perdita di un carissimo amico che si era prestato come servizio per affrontare e risolvere i problemi dei beni culturali della Sicilia. Sebastiano è personalmente un amico che mi ha fortemente voluto alla direzione del Polo regionale, che ha fortemente voluto la continuità del mio servizio nei ruoli dell'amministrazione regionale. Perdiamo veramente una grande, grande figura di spicco nella storia degli studi della preistoria italiana. Lui che con le sue teorie evoluzionistiche veramente ha ridisegnato la
la preistoria del Mediterraneo centrale della Sicilia. E poi lui che con l'archeologia subacquea credo che ha scritto le pagine più intense dal punto di vista metodologico per la storia della ricerca subacquea, non solo nel Mediterraneo. Siamo costernati dall'accaduto. Abbiamo perso un amico a cui eravamo legati tantissimo da tanto tempo, un collega stimato, e ancora oggi non riusciamo a raccapricciarsi come tutto questo possa essere accaduto. Il dottore Tusa amava la Sicilia, amava Ragusa, veniva spesso a trovarci per aiutarci nel nostro lavoro quotidiano, una persona a cui siamo legati da tanto tempo. L'ultima sua venuta è stata in occasione della consegna dei lavori di Parco Forza. È stata con noi tutta la giornata, dalla mattina siamo stati a Ispica e poi abbiamo inaugurato il gabinetto scientifico del Museo Civico di Comiso per finire con l'inaugurazione del Museo Etnoantropologico di Santa Croce Camarina. Una persona speciale, una persona che sicuramente mancherà non solo a noi addetti ai lavori, ma mancherà a tutto il mondo della cultura siciliana e non solo siciliana. Il mondo dei beni culturali si era risvegliato da un torpore. D'altronde lui era uno di noi, era il superintendente del mare, conosceva in maniera approfondita quelli che erano i problemi e sapeva come risolverli. Perciò ha toccato i tasti giusti e i risultati stavano cominciando a vedere. Continuano ad infuriare le polemiche per le dichiarazioni di Filippo Di Spensa, presidente della commissione straordinaria che amministra il comune di Vittoria, nel corso della trasmissione Rai Una Mattina. Sentiamole. Il mio ruolo, assieme ad altri due colleghi, è quello di amministrare, di sostituirci all'amministrazione della città. Quella ordinaria, diciamo. Esattamente, quella ordinaria. Difatti svolgiamo il ruolo di sindaco, di giunta e di consiglio comunale. Nel caso di Vittoria il commissariamento è avvenuto dal 31 luglio dell'anno scorso per infiltrazioni mafiose non soltanto nel comune ma in quella che è una delle attività più importanti di questo paese, il mercato ortofrutticolo di Vittoria, dove tra l'altro vengono trattati prodotti di grande eccellenza, di altissima qualità. Ci sono 74 spazi, 74 cosiddetti box, mai assegnati legittimamente in oltre 40 anni, e anche rinnovi sono stati fatti mai con un'evidenza pubblica. Quindi dobbiamo immaginare, mi perdoni se la interrompo, che l'assegnazione dei box, quindi l'assegnazione del potere economico locale, veniva fatta secondo le famiglie, secondo la spartizione mafiosa del territorio. Esattamente. Tra l'altro una cosa gravissima che rileva la relazione della commissione d'accesso, non venivano neanche effettuati i controlli agli ingressi del mercato, cosa che poi abbiamo voluto ripristinare immediatamente. Queste cose sono rimarcate pesantemente nella relazione della commissione d'accesso, formata da funzionari dello Stato, da funzionari di polizia, dell'Arma dei Carabinieri, della Finanza, della DIA. Evidentemente nel momento in cui abbiamo voluto ripristinare questi controlli abbiamo riscontrato la presenza di tanti personaggi che non avevano nessun diritto, nessun titolo, personaggi chiaramente pericolosi con precedenti per 416 bis. Il primo a reagire fu Francesco Aiello, risentito per le accuse mosse da Di Spensa che, ricondotte ai 40 anni precedenti, investirebbero in pieno proprio le amministrazioni dell'ex sindaco, eletto per la prima volta 41 anni fa.
Aiello ribatte che le mafie sono state e sono presenti, certo, ma i box sono stati assegnati nel rispetto delle leggi e degli accordi interprofessionali. Per decenni e fino al 2002, osserva Aiello, la prefettura è stata responsabile della nomina della commissione del mercato. Dopo Aiello, storico esponente della sinistra, interviene anche Giorgio Assenza, deputato all'Ars di Diventerà Bellissima, che definisce, cosa quantomeno avventata, avallare acriticamente l'abboccamento capzioso del conduttore. L'assegnazione dei box veniva fatta secondo le famiglie, secondo la spartizione mafiosa del territorio. Per Assenza, inoltre, parlare di economia legale, da contrapporre a quella criminale che dominerebbe la città, è assolutamente ingeneroso e fuorviante. La stragrande maggioranza degli operatori economici di Vittoria, afferma Assenza, è composta da soggetti di assoluta correttezza e inarrivabile laboriosità. Ed è una maggioranza che è stato spesso vittima e non carnefice fino a pagare con la propria vita, ma è complice del malaffare e del fare malavitoso. E ancora, le tentate estorsioni, le truffe anche per importi rilevanti, gli atti intimidatori subiti non possono essere di certo dimenticati. Raid di inaudita violenza la notte tra sabato e domenica a Vittoria. Due pregiudicati hanno fatto irruzione nell'abitazione di un uomo di 43 anni agli arresti domiciliari nella casa in cui vive con la moglie e i figli piccoli e lo hanno aggredito. La donna, terrorizzata, si è chiusa in un'altra stanza con i bimbi. Gli aggressori prima hanno sferrato pugni contro l'uomo prescelto come bersaglio, ferendo anche il fratello presente in quel momento ed intervenuto in soccorso. Uno dei due aggressori poi ha impugnato una bottiglia di vetro e ha colpito con violenza la vittima, continuando ad infierire anche dopo. Il vetro frantumato ha leso organi vitali, riducendola in fin di vita. Anche uno degli aggressori, quello che ha conficcato la bottiglia rotta nell'addome della vittima, è rimasto ferito. Presentatosi all'ospedale di Vittoria per farsi medicare, ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, ma la sua versione non è apparsa credibile ed è intervenuta la polizia. Nel frattempo, in condizioni disperate, è giunta in ospedale anche la vittima. Gli agenti non hanno potuto parlarle perché in stato di incoscienza, ma le indagini sono scattate prontamente e ben presto i fatti sono stati ricostruiti. Importante il racconto dei testimoni, mentre sono al vaglio le immagini delle videocamere di sorveglianza installate nella zona. Importanti anche gli elementi raccolti dalla polizia scientifica nella casa teatro dell'aggressione. Sulla base degli elementi emersi sono stati eseguiti provvedimenti di fermo per indiziato di reato a carico dei due presunti aggressori. Fabio Quattrocchi, 39 anni, e Edi Belgacem, 31, nati a Vittoria ed entrambi pregiudicati. Uno è stato trasferito nel carcere di Ragusa, l'altro è piantonato in ospedale dove si trova ricoverato. Le indagini proseguono per accertare il movente della brutale aggressione. L'uomo aggredito è stato sottoposto ad un difficile intervento chirurgico. Le sue condizioni sono molto gravi. Un incendio di probabile matrice dolosa è scoppiato nella notte in un negozio di biciclette di Corso Vittorio Veneto a Ragusa. Alle 4.30 è arrivata la chiamata ai vigili del fuoco. Dopo che è scattato l'allarme, il cinquantenne ragusano, titolare dell'attività commerciale, si è subito recato sul posto. Accortosi che dal locale fuoriusciva fumo, ha alzato la saracinesca ed è stato investito da un'esplosione che lo ha colpito in pieno volto, al petto e alle mani. Scattati i soccorsi, l'uomo è stato prontamente trasportato in ospedale, mentre i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, limitando i danni all'interno dell'esercizio commerciale. L'uomo, dopo le prime cure, al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II, è stato trasferito stamani nel centro Ustionate di Catania. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Presenta ustioni di primo e secondo grado sul 25% del corpo. Il comando provinciale dei vigili del fuoco è intervenuto inizialmente con 5 unità ed un autobot, potenziando poi gli spiegamenti per la maggiore efficacia dell'intervento. Parte del personale ha avviato l'opera di spegnimento, mentre alcuni collaboravano con il personale del 118 che provvedeva a caricare sull'ambulanza il titolare dell'attività. Il negozio si trova al pian terreno di uno stabile di due piani. Le tre famiglie abitanti ai piani superiori dell'edificio sono state allontanate. Dopo le verifiche, non essendo emersi danni strutturali, sono state fatte rientrare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ragusa, che stanno peraltro effettuando i rilievi di competenza. Purtroppo le telecamere dell'esercizio commerciale sono andate distrutte. Adesso i militari dell'arma stanno verificando se ce ne sono altre che possono essere utili alle indagini. Gli inquirenti hanno anche
anche ascoltato i testimoni e i familiari dell'uomo. I carabinieri comunque propendono per l'origine dolosa delle fiamme, anche se non si escludono altre ipotesi accidentali. Al momento si sta provvedendo a mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche personale Enel per sistemare i cavi elettrici danneggiati dalle fiamme. Una decina le biciclette di valore distrutto per un danno di circa 50.000 euro. Interamente distrutto anche il locale, tutto da ricostruire. A 15 mesi dalla vittoria delle elezioni, il governo regionale piace solo al 38% dei siciliani, mentre di poco superiore, ma comunque in crescita rispetto all'insediamento, è la fiducia nei confronti del presidente Nello Musumeci, che sale di 5 punti, 43%. Il dato emerge da un'analisi commissionata dalla regione e condotta dall'Istituto di Ricerca Demopolis. Diverse le domande poste ai siciliani in merito alle attività politiche della giunta regionale. Sull'operato generale del governo si è espresso negativamente il 43% degli intervistati, mentre per il 19% le azioni intraprese non possono essere giudicate né bene né male. Ancora più basso il dato riguardante la fiducia nell'istituzione regione, che comprende dunque, oltre alla parte politica, anche l'apparato amministrativo. In questo caso, infatti, ad avere fiducia sono solo 18 siciliani su 100, mentre la media nel resto d'Italia è di 37. Una percentuale bassa, ma comunque in risalita rispetto al 2017, anno in cui c'è stato il passaggio di consegne tra Rosario Crocetta e Nello Musumeci. 5 anni fa, infatti, la fiducia era calata al 12%. Netta anche la bocciatura sui servizi pubblici, insufficienti per il 73% degli intervistati. Negativo anche il giudizio sull'attenzione rivolta dai governi nazionali nei confronti del Meridione. Politiche per lo sviluppo del Sud negli ultimi 10 anni inadeguate per l'85% del campione. Tra i temi che più interessano i siciliani, il lavoro, il miglioramento della sanità, gli interventi in fatto di strade e ferrovie, la raccolta dei rifiuti e l'efficacia nella gestione dei fondi europei. Quindi la popolarità degli assessori, solo 3 al di sopra del 50%. Il vicepresidente e assessore all'economia Gaetano Armao, l'assessore alla salute Ruggero Razza e quello alla formazione professionale e all'istruzione Roberto Lagalla. Al quarto posto con il 33% proprio Sebastiano Tusa, il quale forse non ha fatto in tempo a conoscere questo dato prima della tragica morte. Tra le cose fatte dal governo Musumeci, le più apprezzate con il 68% di consensi, il licenziamento dei dipendenti pubblici assenteisti e l'incremento degli organici nella sanità pubblica. Seguono gli investimenti di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, interventi di tutela ambientale, lo stop alla plastica negli stabilimenti balneari, gli incentivi per auto elettriche o ibride per 3 anni, il nuovo piano rifiuti per l'incremento della differenziata. Infine le priorità dei siciliani. In testa le politiche per l'occupazione e il lavoro, 81%, maggiore efficienza nella sanità, 70%, investimenti per migliorare la rete stradale e ferroviaria, 67%.
Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, a nord, schiarite con transito di velature sparse. A sud, schiarite con transito di velature sparse. In serata, a nord, schiarite alternate a nubi sparse. A sud, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, nubi e schiarite con possibili piovaschi. A sud, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, a nord, schiarite alternate a nubi sparse. A sud, bel tempo, con clima molto ventoso. Continua la propria marcia il Marina di Ragusa che battendo il Real Aci conquista i 3 punti e mantiene la testa della classifica in attesa del big match contro il Biancavilla, vittorioso sul Rosolini che si trova ad 1 punto dagli Iblei. Missione compiuta per l'11 di Salvo Utro che non ha avuto grandi problemi a tenere a bada gli accesi. 3-1 il finale. Domenica la partita che può decidere la vittoria del campionato contro il Biancavilla e il Marina di Ragusa si presenta al meglio della condizione. Non va altrettanto bene all'altra Iblea che milita nel campionato di eccellenza. Il Santa Croce tra le mura amiche perde per 2-0 contro il Paternò. Nonostante la sconfitta comunque l'11 di Lucenti rimane alla griglia dei playoff, ma in una posizione meno favorevole. Il Santa Croce con il risultato di ieri colleziona la terza sconfitta consecutiva. Sicuramente avranno inciso le assenze del portiere Cavone, dei centrocampisti Fiore e Asce e dell'esterno di difesa Iatta. In promozione il Ragusa strappa i 3 punti nella difficile partita contro il Caltagirone, senza Felicetti, Fibricitante, Gargiulo per una botta al naso a metà del primo tempo e costretti a giocare per 45 minuti in 10 per l'espulsione di Fournot. Gli azzurri non si sono persi d'animo e hanno lottato. Il Ragusa va in gol al 22esimo del secondo tempo e poi gestisce il vantaggio sino alla fine del match. Finisce 1-0 tra gli applausi del pubblico e l'abbraccio dagli stessi giocatori per una vittoria preziosa. Termina 1-1 al Barone il derby tra New Modica e Frigentini. Poche le occasioni per entrambe le squadre. Il Pozzallo perde fuori casa con lo Sporting Eubea per 3-1. Non brilla neanche l'Atletico Scicli, sconfitto malamente tra le mura amiche. Il Real Siracusa fa cinquina, mentre gli sciclitani riescono a centrare la porta solo 2 volte. In prima categoria rimane invariata la testa della classifica. Il Chiaramonte batte la Virtus Ispica 6-1 e si aggiudica i 3 punti, mantenendo 2 lunghezze dal Comiso che comunque tiene il passo. E allo stadio Borgese batte per 2-1 la Volese. Saranno decisive queste ultime 6 giornate di torneo. Sconfitta proprio nei secondi finali la Virtus Ragusa sul proprio campo ad opera della cestistica torrenovese 75-73. Non bastano i 20 punti di Giorgio Canzonieri agli Iblei che segnano così una battuta d'arresto nella corsa verso il salto di categoria. Punto dopo punto è stato un rincorrersi continuo per 40 minuti con un ritmo incalzante. Ragusa soffre spesso l'approccio fisico dei torrenovesi che non sbagliano né dalla lunga distanza né in post basso con Bricis, miglior realizzatore con i suoi 27 punti. Coach Di Gregorio non ci sta e riorganizza i suoi che il riposo lungo vanno con 11 lunghezze di vantaggio 41-30. Stessa storia anche nel terzo parziale, 10 punti di differenza tra i due team. L'ultima frazione di gioco è contrassegnata da tanto nervosismo in campo da parte delle due squadre. Il Torrenova spinge sotto canestro e arriva a tallonare il Ragusa fino ad agguantarli a 1-20 dalla fine, 71-71. L'ultimo minuto è al Cardiopalma. Bricis su tiro libero regala il punto del vantaggio ai suoi e rallenta il gioco per permettere lo scorrere del tempo. Gli ultimi secondi sono davvero concitati, il Torrenova subisce fallo e Gullo dalla lunetta non sbaglia i tiri liberi. Non basta la buona azione di Girgenti per riagganciare gli avversari e la partita si chiude con una sconfitta per la Virtus Ragusa. È stata una partita combattuta, poteva vincere l'una e l'altra squadra. Sicuramente nell'ultimo quarto ci è mancato qualcosa. Fino a quel momento avevamo gestito insomma il poco vantaggio che abbiamo avuto durante la gara, ma ripeto, nei momenti finali bisogna essere un po' più lucidi. Sicuramente abbiamo concesso troppo al rimbalzo offensivo e
e situazioni di tiri liberi che hanno concesso punti facili in una partita tirata, insomma, diventano determinanti. Però guardiamo avanti, il campionato ancora è da giocare,